Ciao a tutte e ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Appuntamento con i prodotti finiti del periodo, ma prima di iniziare con l'argomento vero e proprio del video vi volevo ricordare che ho intenzione di girare un video ask, di rispondere alle vostre domande. Io in realtà ve lo avevo già chiesto nel video precedente, il Get Ready With Me, che ho pubblicato la volta scorsa, però l'ho detto alla fine del video, era un video molto lungo, mi rendo conto che non tutti arrivano fino alla fine del video, riescono a vedere tutto il video, quindi oggi ve lo dico ad inizio video. Se avete delle curiosità, volete farmi delle domande per conoscermi meglio, a me farà tantissimo piacere rispondere e dedicare proprio un video alle vostre domande, quindi aspetto i vostri commenti in merito al video di oggi e le vostre domande, insomma, giù nei commentini. Allora, partiamo subito. Sono molto contenta di questa carrellata di prodotti finiti perché ho finito davvero tanti prodotti per la skincare, perché ne ho veramente tanti, per cui il fatto di smaltirli mi rende sempre molto orgogliosa. Io comunque pesco random, parecchi li ho messi nel mio solito cestino qui con gli animaletti, ma altri ce li ho qui sparsi in giro perché sono tanti e non vanno tutti dentro questo cestino. Allora, partiamo subito e con un prodotto del quale vi ho già parlato diverse volte, quindi non mi dilungo, e sto parlando del gel detergente delicato Acqua Rich della Sien, che acquisto da Lidl ed è un prodotto con cui mi trovo bene. È un gel detergente per il viso che pulisce bene, lava bene il viso, lo utilizzo al mattino, quindi su un viso già struccato, e mi piace, è fresco, ha una buona profumazione che risveglia già i sensi al mattino, quindi questo comunque l'ho già riacquistato perché mi piace molto. Poi ho utilizzato per la prima volta, perché vi ho parlato in un altro video dei cerottini per eliminare i punti neri e le impurità di Nivea, ho provato questi di Essence che si chiamano Purifying Nose Strip, e sono questi qui. Ho già utilizzato il primo cerottino e devo dire che non mi sono dispiaciuti, diciamo il criterio, il principio è lo stesso di quelli di Nivea, solo che costano pochissimo, questi forse 1,90 euro, invece quelli di Nivea, se non sbaglio, stiamo sui 4 e qualcosa, quindi prodotto super economico, efficace, io mi sono trovata bene, quindi li riacquisto. Poi, tanto tempo fa, avevo acquistato questa maschera per i capelli ed è una crema capelli al cocco rivitalizzante di questa marca Quando È, che si può trovare anche da Tigotà. Io mi pare di averla presa nei supermercati PAM, qualcosa del genere, in realtà non mi ricordo veramente dove l'ho acquistata, comunque è una maschera, una marca che si trova ovunque, ed è appunto una maschera rivitalizzante al cocco, bella densa. Devo dire che, gocciola qualcosa, sì, perché l'avevo sciacquata, devo dire che mi è piaciuta molto, mi sono trovata bene. E in realtà è una maschera dopo shampoo, ecco, non è un trattamento pre-shampoo, da applicare sui capelli bagnati dopo lo shampoo, lasciare in posa 5-10 minuti in base al tempo che abbiamo, e i capelli sono belli districati, belli corposi. La cosa che mi piace è la profumazione, è buonissima e che dura veramente tanto sui capelli, quindi prodotto che mi è piaciuto, riacquisto sicuramente. Poi ho terminato questo prodotto che mi è piaciuto moltissimo, sto parlando dello scrub cremoso delicato viso di Geomar. Questo è un prodotto che ho già riacquistato parecchie volte e riacquisterò certamente perché mi trovo veramente veramente bene. E contiene per il 95% dei prodotti, degli ingredienti di origine naturale, ed è un prodotto con pomice bianca e biofiore di Altea. È specifico per pelli delicate, quindi uno scrub molto leggero che può essere utilizzato anche tutti i giorni, perché comunque deterge in modo delicato e purifica la pelle. Ha all'interno dei microgranuli, stavo cercando di leggere qui, lo scrub cremoso delicato deterge efficacemente la pelle del viso, elimina le impurità e le cellule morte, contiene pomice bianca che esfolia delicatamente la pelle, il fiore di Altea biologico che è calmante ed emoliente, ecco perché va bene anche per chi ha problemi di sensibilità
del viso, insomma della pelle del viso, e la sua formula in crema con particelle esfolianti è piacevole da utilizzare e regala una pelle liscia, morbida, idratata e luminosa, ed è indicato per tutti i tipi di pelle. Si applica sul viso inumidito, io lo utilizzo principalmente al mattino, veramente un prodotto buono. Poi ho terminato, e questa ce l'avevo veramente da tanto tempo, sto cercando di smaltire tutti quei prodotti che ho aperto già da un po' di tempo per evitare di doverli cestinare perché sono andati a male, sarebbe veramente uno spreco. Ho terminato questa meraviglia che riacquisterò assolutamente del Dr. Organic, la Skin Lotion Virgin Coconut Oil. Questo è un prodotto che potete trovare nelle bioprofumerie o comunque sui siti online che vendono prodotti bio. Questo è un prodotto fantastico, una crema spettacolare che idrata, nutre la pelle, la profuma in una maniera deliziosa, e sa di cocco e di limone, è una profumazione veramente molto molto gradevole, ma all'interno ci sono tantissimi altri ingredienti come l'aloe vera, l'olio di mandorle dolci, il burro di karité, l'olio d'avocado, la vitamina E, insomma chi più ne ha più ne metta, è ricca di oli, di ingredienti nutrienti, idratanti, emollienti, quindi veramente veramente un ottimo prodotto. Ripeto, la cosa meravigliosa di questo prodotto è proprio la profumazione che poi persiste per tante ore sulla pelle. Poi ho terminato sempre altri prodotti per la skin care. Io credo che questo video, anche questo, verrà veramente molto lungo, quindi mi scuso, insomma, però ho terminato veramente tanti prodotti. Ho terminato questa crema rassodante antirughe di Geomar, che sinceramente non penso di ricomprare, non perché io mi sia trovata male, ma perché in realtà, oddio, non è un qualcosa che ha migliorato l'aspetto del mio incarnato, visto delle particolari caratteristiche della crema. È una crema antirughe che idrata, ma neanche tantissimo, e quindi sinceramente è un prodotto che non mi ha soddisfatta più di tanto e non riacquisterò sicuramente. Prodotto che invece riacquisterò, anche se non mi convince molto la confezione, perché è rimasto del prodotto sotto che non sono riuscita a consumare, sto parlando dell'acido ialuronico vegetale in siero di Athenas, ed è questo prodotto qui che io ho acquistato al Tulipano. E niente, questo è un prodotto antietà, un prodotto ristrutturante, rassodante, idratante, un acido ialuronico vegetale. Va applicato in piccole quantità su tutto il viso, va a rendere il viso molto più luminoso, favorisce la produzione di collagene, favorisce un'idratazione molto più intensa all'incarnato e quindi un effetto anti-aging anche molto visibile. Io devo dire che mi sono trovata bene perché, ripeto, è super idratante, agisce anche contro i radicali liberi ed è un prodotto veramente ottimo, soprattutto per le pelli mature. Ed è un prodotto che sicuramente io riacquisterò. Ho intenzione in realtà di acquistare l'acido ialuronico di The Ordinary, del quale ho sentito parlare bene veramente tantissime di voi, però questo ve lo consiglio assolutamente perché è un ottimo prodotto. Dopodiché ho terminato questa crema per le mani, anche questo è un prodotto che avevo veramente da tanto tempo. Mi dispiace solo per il fatto che è una marca, un brand che non è reperibile in Italia, perché io questa crema mani l'ho acquistata in Francia, però si tratta di questo prodotto, si chiama Bionaya ed è un prodotto bio, una crema per le mani all'estratto di mandarino e burro di karité. Una crema mani molto idratante, leggera, facile assorbimento, perfetta soprattutto per idratare proprio la zona qui intorno alle unghie, quindi per chi ha problemi di secchezza e di cuticole in quella zona lì, ed è un prodotto che sicuramente se quando tornerò in Francia riacquisterò. Poi vogliamo parlare di questa meraviglia, sto parlando del doccia crema aromatico dei tesori d'Oriente nella profumazione Byzantium, della quale ho acquistato anche il deo spray, insomma il profumo. È una profumazione buonissima, alla rosa nera e labdano,
Mi piace moltissimo, a parte vabbè, proprio la confezione come è stata creata, è veramente molto molto elegante, molto carina. Profumazione super super intensa, quasi talcata, molto calda, molto più invernale, autunnale che estiva e soprattutto super super persistente sulla pelle anche diverse ore dopo la doccia. Se poi andiamo ad applicare anche il profumo, la sensazione è ancora più forte e più gradevole per quanto riguarda i miei gusti. Questo l'ho già riacquistato. Non lo trovo con molta facilità, però l'ho già acquistato. Poi, per rimanere in tema di bagnoschiuma, doccia schiuma e così via, ho terminato quest'altra meraviglia che riacquisto sicuramente. Questa in realtà l'ha dimenticata mia mamma quando è stata qui e mi piace moltissimo. Sto parlando del gel doccia della linea Tè de Vigne di Caudalie. Questo è un prodotto perfetto secondo me per la doccia della sera perché ha questa profumazione molto rilassante, molto calmante che concilia il sonno secondo me. E io ho anche la crema per le mani oltre che l'acqua di profumo e devo dire che mi dà la stessa sensazione. Io faccio la doccia, ho fatto fino alla doccia con questo, poi ho applicato la crema mani sulle mani. Sono inebriata, mi inebrio di questa profumazione, mi rilassa veramente tantissimo e quindi secondo me è proprio un prodotto per la sera, per la doccia della sera, il bagno della sera. Quindi gel douche, Tè de Vigne di Caudalie. Questo lo riacquisto senza ombra di dubbio, lo riacquisto senza ombra di dubbio. Poi ho terminato questo Sun Silk Ricci da domare, quello con tecnologia Carlock. E appunto specifico per capelli ricci di Sun Silk. Devo dire, a me non è dispiaciuto questo shampoo. Io utilizzo un po' di tutto. Per quanto riguarda gli shampoo, cerco spesso di cambiare, non utilizzo sempre lo stesso shampoo. E questo mi è piaciuto perché contrasta anche l'effetto crespo, mi lascia i capelli morbidi, pulisce bene il cuoio capelluto, lava bene i capelli, li sgrassa, ma non eccessivamente, quindi sì, lo riacquisterò sicuramente con piacere perché non mi è dispiaciuto. Poi, altro prodotto che mi dispiace di aver terminato perché è una meraviglia, è una maschera di Cadie. Avevo terminato già tempo fa quella alla rosa, se non sbaglio, antiossidanti, anti-age, e ho terminato anche questa che invece è al NEM. Questa è più specifica per pelli grasse, per pelli grasse miste, perché ha un effetto purificante, sebo riequilibrante ed è una maschera spettacolare. Le maschere di Cadie sono eccezionali. Di questa non butterò via il barattolino. All'interno questa ha, ancora c'è un po' di polvere, un sacchetto con all'interno appunto la polvere, perché questa è una maschera che dobbiamo andare a fare. E questa polvere ne prendiamo uno o due cucchiaini in base alla quantità che vogliamo applicare sul viso, aggiungiamo acqua oppure idrolato alle rose, insomma quello che vogliamo purché sia un liquido, e andiamo a mescolare, gli diamo la consistenza che desideriamo, si applica sul viso, è una maschera che tende ad asciugarsi e poi si va a risciacquare. Per renderla più delicata, io durante l'applicazione, durante la posa, spruzzo, applico sul viso, do una spruzzata di acqua termale proprio per alleggerire un po' l'effetto della maschera e ha un effetto bellissimo, purificante, illuminante, ripeto, detossinante. E questo è un prodotto che sicuramente riacquisterò. Il barattolino però me lo tengo perché è troppo carino. Poi, altro prodotto per la skincare, un prodotto che ho utilizzato, ho cercato di terminare per la skincare della notte, è questa crema nutriente viso al burro di karité bio purissimo di Omia, dei laboratori Omia. Una crema molto nutriente, molto corposa, quindi più adatta per la notte, non propriamente come base per il viso, anche se mi è capitato di utilizzarla come base per il viso, non mi ha lucidata, non mi ha dato nessun tipo di fastidio, di problema. È una crema molto ricca, dal tocco soffice e vellutato, qui dice che nutre la pelle in profondità, donando una sensazione di benessere ed è ideale per tutti i tipi di pelle. Contiene all'interno degli estratti naturali di acque distillate di arancio, rosa e amamelide, quindi è anche una crema abbastanza lenitiva, è una crema perfetta anche per chi ha la pelle sensibile. Sicuramente più avanti lo
lo riacquisterò come prodotto perché non mi ha delusa, mi sono trovata bene. Poi ho terminato un'igiene intima di Fior di Magnolia, questo prodotto che acquisto da Eurospin, e non mi ha dato fastidio, non mi sono trovata male, è un buon prodotto, insomma, molto emolliente, delicato, quindi perfetto, questo lo riacquisto. Poi ho terminato per la seconda volta, e questo prodotto mi è sempre stato regalato da lei, da Alexandra, che saluto calorosamente, le mando un bacionissimo, ciao Ale tesoro, ti abbraccio forte forte, e mi è stato regalato appunto da Alexandra, ed è questo gel doccia al fico e ibisco della linea Naturaline, che è una marca che si trova al Conad, se non sbaglio, se non ricordo male. È un prodotto certificato EcoCert bio, una buonissima profumazione, ci sono delle altre profumazioni, e la linea comprende veramente tanti prodotti: il burro cacao, la crema mani, tonici, latti detergenti, per cui se avete un Conad dalle vostre parti andate a dare un'occhiata a questo brand eco bio, e che fa dei prodottini davvero molto interessanti. E mi piace moltissimo, una buonissima profumazione, lei sa che io adoro la profumazione al figo, e quindi mi ha regalato per ben due volte questo prodotto, perché sa che io comunque ho anche un po' di difficoltà a reperirlo. Poi ho terminato, udite udite, un profumo, quest'acqua profumata vaniglia e frutti, e l'ho terminata perché io la porto con me in negozio, in toilettatura, allora magari spesso mi rinfresco con un qualcosa che sia gradevolmente profumato, e questa è di Sien, alla vaniglia e frutti, vi dicevo, l'avevo trovata all'interno di una confezione dove, se non sbaglio, c'era anche un'acqua micellare, quella famosa acqua micellare che mi diede fastidio al viso. E, ma in ogni caso, anche se questa non riuscite a trovarla più, perché ha una profumazione, ragazze, buonissima e anche molto persistente, esistono veramente delle altre alternative. Per esempio c'è anche quella di Nani, che se non sbaglio si chiama anche vaniglia e frutti, che è davvero quasi identica, quindi se magari siete interessate a questo tipo di prodotto e non lo trovate, una buona alternativa potrebbero essere le acque profumate di Nani, e in questo caso proprio vaniglia e frutti. Mi è piaciuto moltissimo questo. Poi ho terminato sempre della Sien, quindi acquistato da Lidl, questo sapone liquido per le mani al passion fruit e coconut. Wow, buonissimo, mi piace tanto. Esistono delle altre profumazioni, ma questo lo riacquisto senz'altro perché mi è piaciuto molto, mi irrita le mani, comunque rimane delicato, e la profumazione è buonissima. Il cocco lo sento ben poco, però devo dire che mi piace molto. Poi ho terminato questa maschera meravigliosa che ho già riacquistato, acquistata al tulipano, la marca è My Mask, ed è una maschera viso esfoliante adatta a tutti i tipi di pelle, esfoliante e nutriente, con all'interno dei microgranuli, con nocciolo di albicocca e burro di karité, ed è un prodotto senza parabeni, dermatologicamente testato. Una maschera come tante altre che si stende sul viso, si applica sul viso deterso e asciutto, da tenere in posa, io la tengo sempre 10-15 minuti, insomma quello è il tempo. Si va a risciacquare, viso luminosissimo, dà un effetto proprio sveglia al viso, un risveglio proprio di luminosità dell'incarnato, mi piace veramente tantissimo. All'interno c'è nocciolo di albicocca, come vi ho detto, e polvere di riso, nonché burro di karité, che va ovviamente a nutrire la pelle. Sono di quelle maschere con cui, sì, due maschere all'incirca, siamo sull'euro 50, quindi da poter fare anche due volte a settimana. Ci sono tantissime altre tipologie per le pelli miste, per le pelli molto secche, davvero un'ottima scelta, il tulipano My Mask. Poi ho terminato due prodottini make-up. Allora, rimango sempre molto sbalordita. Non è una cosa positiva il fatto che io non riesca a terminare il make-up, perché significa che ho veramente troppa roba e non riesco a smaltirla. Molto probabilmente non riesco a far girare i prodotti. Cioè,
non riesco ad utilizzare, magari per un mese utilizzo quelli, l'altro mese utilizzo degli altri prodotti in maniera tale a rotazione da terminare le cose. Io non riesco, mi annoio e ho bisogno sempre di utilizzare prodotti diversi. Questa è una pecca, lo so, ahimè, e quindi termino pochi prodotti make up. Comunque, ho terminato questa meraviglia di Yves Saint Laurent. Questo è un mascara ed è, non mi ricordo come si chiama esattamente questo, oddio non vedo un tubo, ve lo lascio, ve lo scrivo qui in sovraimpressione se mi ricordo, False Lash Effects, non mi ricordo come si chiama questo mascara, comunque vi dirò. Allora, lo scovolino era questo, in realtà si è fatto veramente tanto 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 secco, ho cercato di utilizzarlo perché ancora è molto scrivente, però è diventato davvero molto molto secco. E questo è un mascara fighissimo, cioè un mascara veramente che mi piace tantissimo, che fa subito le ciglia, veramente effetto ciglia finte, effetto wow, però ragazze costa un botto, quindi sono certa e ve lo dico con certezza che non lo riacquisterò mai più. E poi ho terminato questa meraviglia per gli amanti del Buoninci. Questo prodotto è un primer mattificante, si chiama Avant Premiere di Color Caramel o Color Caramel, ed è questo primer bio fantastico. L'effetto che si ha sulla pelle quando lo andiamo a stendere è proprio l'effetto di un primer siliconico, perché rilascia quella patina setosissima che fa scivolare bene il fondotinta, fa aderire bene tutto il resto dei prodotti che andiamo ad applicare, ed è un prodotto fantastico che dà un effetto super super matte all'incarnato, fa durare tanto il make up, e non immaginavo che un prodotto bio, insomma, potesse essere così performante. Non è una questione di pregiudizio, però mi rendo conto che spesso i prodotti siliconici con parabeni e chi più ne ha più ne metta, paradossalmente sono un po' più performanti, però poi io trovo questi prodotti qui che hanno un buon inci, che non aggrediscono la pelle, che possono essere utilizzati tutti i giorni, insomma, e l'entusiasmo sale alle stelle. Quindi il prodotto che vi straconsiglio si chiama Avant Premiere ed è il primer mattificante di Color Caramel, che trovate appunto nelle bioprofumerie. Dunque ragazzi, il video finisce qui, questi sono tutti i prodotti, stavo dicendo prodottini, voi mi riprendete perché spesso dico prodottino o prodottini, sono tutti i prodotti che ho terminato. Come sempre fatemi sapere se li avete utilizzati anche voi e se vi siete trovati bene, male, insomma se condividete le mie idee. Vi ricordo dunque di lasciarmi la vostra domanda in merito al video ask qui sotto insieme al commentino. Vi mando come sempre tanti baci e se vi va ci vediamo al prossimo video. Ciao, ciao, ciao!